Caro Marcello, cari amici di J-Land, la delusione è ancora fortissima per come sono andate le cose a Monaco di Baviera, per la beffa finale al 91esimo, per alcuni errori arbitrali che hanno danneggiato la Juventus. Peraltro il problema, a mio avviso, è a livello nazionale, perché tutte le italiane nelle competizioni europee, nella doppia tornata, sono state danneggiate. Addirittura la partita più scandalosa, a mio avviso, come arbitraggio è stata Roma-Real Madrid. Ovviamente questo pone un problema. Che peso ha la Federazione Italiana in Europa? Mi pare zero. Girava voce che dopo la prima tornata Tarecchi avesse telefonato a Collina, penso, farsi sentire, ma evidentemente si è fatto sentire non molto chiaramente, perché le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Ma era inevitabile, a mio avviso. Perché? Perché insomma, l'istituzione europea aveva sanzionato Tarecchi per frasi razziste, e quindi 2 più 2 fa 4, insomma, Tarecchi non si è dimesso e l'istituzione europea ha fatto quello che credeva giusto fare. Le quaterne arbitrali che sono state recapitate dalle italiane non erano proprio delle quaterne eccellenti. Punto secondo, la tramvata, come l'ha definita Allegri, è stata forte e innegabile. Gli effetti si sono visti nel secondo tempo, nel derby di Torino. Se c'era una partita che poteva affrancare la Juventus da questa delusione, era proprio il derby, cioè una partita dai grandi stimoli. La Juventus ha vinto in maniera rotonda, forse in maniera anche esagerata rispetto a quanto si è visto in campo. Ci sono state polemiche per due episodi, il rigore e la mancata espulsione di Alessandro sul rigore a favore del Torino, ma lì, come ha spiegato benissimo Fabio Caressa nel post partita di Sky, è l'interpretazione del regolamento. Ci sono quasi tutti gli arbitri sono del parere che quando c'è un rigore ci sia anche il cartellino giallo, ma se la disponibilità della palla non è più del giocatore, il regolamento è un po' ambiguo, diciamo così. Sul secondo effettivamente Maxi Lopez non era in fuorigioco, il gol andava convalidato, ma il guardalinea era, come dire, impallato dallo stesso Maxi Lopez, e come ha dimostrato la Moviola c'era una mezza coscia e una mezza punta di scarpa fuori che teneva in gioco Maxi Lopez, quindi difficile da vedere. Niente a che fare col metro e mezzo dal quale è partito Morata a Monaco di Baviera dietro il suo difensore, e poi il gol è stato annullato. Devo dire peraltro che tira un'aria, come dire, non piacevole nei confronti della Juve, ed è un'aria che va avanti da troppo tempo, e su questo dovrebbe intervenire anche la società, perché è vero che non fanno polemiche se non raramente, e anche è vero che questo andazzo non è più accettabile. Il campionato vive ormai del duello Juventus-Napoli, il Napoli non molla, gioca bene la squadra, ma soprattutto ha un Higuain strabordante, è arrivato a 29 gol in stagione in campionato, e quindi Higuain sta trascinando letteralmente il Napoli, ma la Juve non molla, e vedremo le prossime partite. Ne mancano solo 8, e vantaggio di soli 3 punti, la Juventus dovrà stare molto attenta a non commettere errori, soprattutto in alcune gare clou, tipo la trasferta a Firenze o quella a San Siro con il Milan. Detto questo, alla ripresa del campionato ci saranno gli squalificati, perché Bonucci era diffidato, non ci sarà, che dire, è stato addirittura espulso per proteste e non ci sarà. Vediamo se riusciranno a recuperare qualche giocatore che risultava per il derby infortunato. La Juventus avrà la gara contro l'Empoli, mentre il Napoli andrà ad Udine. Sulla carta è più facile la partita della Juventus, ma vedremo se la brutta classifica dell'Udinese non faccia sì che il Napoli magari possa pareggiare.
Punto 4. Allora, Dybala ha avuto un piccolo risentimento e ha dovuto uscire durante il derby, ma con questo piccolo risentimento siamo a 50 infortuni in stagione, il 90% sono di natura muscolare. Ho voluto fare una statistica a livello europeo secondo la quale la Juventus è la società che ha avuto più infortuni in Europa in questa stagione. Allora, sarà l'umidità di rinnovo, come diceva Capello. Sarà che la preparazione è stata fatta in una certa maniera e i giocatori non riescono, come dire, a tollerarla. Sarà che ci sono dei punti interrogativi anche sullo staff medico. Io non mi permetto di dare dei giudizi perché non sono competente, quindi non farei una cosa giusta né onesta. Ma fino a tre, quattro settimane fa, girava la voce che la carriera di Lemina fosse addirittura a rischio perché il problema rotuleo che si era presentato era grave, tanto grave che la Juventus non ha inserito Lemina nella lista UEFA per la Champions. Ora, Lemina l'abbiamo visto a Bergamo, l'abbiamo visto nel derby, è un giocatore di grande prospettiva, un gran bel giocatore secondo me, recupera tanti palloni, è un muro davanti alla difesa. Beh, voglio dire, qualcuno dovrà rispondere di questi giudizi dati su Lemina, ma la lista è lunga, dalla Samoa a Bonucci, a Marchisio, a Chiellini, a Pepe in passato, insomma qualche cosa non funziona, io non so che cosa, ma qualcuno dovrà rispondere anche di questa situazione. Ciao amici, alla prossima!